Ciao da Gian, benvenuti a questo nuovo appuntamento di In Giro con Gian. Oggi andremo a vedere un altro dei tesori della Cagliari sotterranea, un luogo molto particolare che si trova nel quartiere di Stampace, la cripta di Santa Restituta. Ma prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al canale e ora sigla! Allora, l'ingresso della cripta si trova qui in via Sant'Efisio, in un posto quasi anonimo, ma se ci fate caso lo notate senza problemi. Sta sotto l'omonima chiesa a circa 7 metri di profondità e si articola in vari settori che una volta che saremo giù vedremo meglio. Quella che vedete davanti all'ingresso della cripta è la chiesa collegiata, chiedo scusa, di Sant'Anna, la parrocchia del quartiere. Ecco, ora scendiamo, arriviamo nella sala principale. Questa cripta ha attraversato i secoli. Pensate che il reperto più antico che è stato trovato qui dentro si rifà all'età nuragica. No, chiedo scusa, pre-nuragica addirittura. Ci troviamo nella sala più grande. Abbiamo qui un magnifico affresco del XII secolo di San Giovanni. Questo luogo è stato utilizzato come riparo per i bombardamenti del 1943 che hanno colpito la città di Cagliari, un po' come tutte le grotte, le cavità sotterranee della nostra città. Qui uno degli altari maggiori, vedete, scritte dappertutto di persone che si sono avventurate qui negli interni, e qua possiamo vedere una cosa interessante. Quella è una cisterna romana che è stata tagliata per la creazione poi di una cripta, con il collo di bottiglio. Ce ne sono varie che sono state tagliate per la creazione di questo posto. Un'altra è più avanti, ora andremo a vederla. Come vi accennavo, è molto articolata, ci sono dei vecchi ingressi murati. Questo è un rinforzo per evitare il crollo, siamo esattamente sotto la chiesa qui. Ecco, quello si intravede là è un vecchio ingresso, probabilmente risalente proprio al periodo delle due guerre. Dovrebbe essere nella zona della piazzetta. E qui un'altra cisterna romana. Vedete? Qua è da dove si calava il secchio per prendere l'acqua. C'è ancora la trave di legno. Si vede chiaramente il segno dell'acqua.
Perché in realtà questa cripta non è un unico ambiente, sono vari ambienti che sono stati uniti insieme. E ora vi porto a vedere una curiosità del tutto stampacina, che si trova esattamente in quella stanza al lato della scala. La cosiddetta colonna della fertilità la chiamavano così perché si credeva che se una donna vi si strusciasse addosso potesse avere maggior probabilità di avere dei figli. Una sorta di lap dance ante litteram, una pratica quasi pagana, e per tal ragione il vescovo decise di metterci questo bel blocco di cemento attorno. E invece qua vediamo una targa di età fascista che ricorda alcuni dei bombardamenti che sono avvenuti. Precisamente è datata al 13 dicembre del 1942. Possiamo vedere chiaramente anche l'anno fascista e il fascio littorio lì sopra. Tutto un intrico di sotterranei che si trova sotto il quartiere di Stampace, ma come è noto, questa non è la sola, c'è anche il cosiddetto carcere di Sant'Efisio, che probabilmente mai carcere è stato, ma che per la tradizione ospitò il santo incarcerato. Va bene. Quel che è certo è che questa cripta dove ci troviamo fu usata come chiesa rupestre. E probabilmente per qualche tempio, prima di essere usata come chiesa, ovviamente, per qualche tempio come per il culto delle acque. Va bene, detto ciò, sull'inquadratura di questa statua, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo giro con Gian. Ricordatevi di mettere un bel like al video e alla prossima.